Ciao a tutti ragazzi, qui è Dido Semo che parla, vabbè, Semo. E come vedete non c'è più la scritta noiosa, quella lì che a tutti dava noia, perché ho trovato un altro programmino molto buono. A caso, proprio, non è che lo stavo cercando, proprio così a caso. Ho detto, ma questo serve per registrare su schermo, cazzo, scarichiamolo. E oggi volevo parlarvi sempre di Minecraft, però invece di fare vedere come andare avanti eccetera eccetera, perché magari quelli lì ci sono mille video su quelle cose lì, quindi magari infatti li cancellerò, anche cancellerò quei video. Voglio farvi vedere la mia mappa in creativa e ogni volta, cioè, che costruirò qualcosa di nuovo voglio farlo con voi, diciamo, capito? Quindi vabbè, carichiamola. Ecco, lagga un po' perché quella ve la farò vedere dopo. Comunque qui vabbè c'è un coso distrutto, tutta questa, anzi tutta una parte della mappa. Ok, ho visto che in pochi fanno vedere la propria mappa in creativa, perché solitamente non è che uno si mette a costruire così in creativa. Di solito ste robe si fanno nei server, ma siccome io non avevo voglia né di aprire un server e né di starmi a rompere le palle, l'ho fatto da me. Ogni tanto costruivo qualcosa e la riempivo. Magari ve la metterò anche proprio in download, chi la volesse la potrà usare. Allora, questa è, diciamo, la mia città, se si può chiamare così, la città base dove parte tutto. Qui c'è la serra, fatta semplicemente mettendo sotto l'acqua e facendo con la terra a gradini, una serra molto semplice. Qui l'aria relax, che poi quanto ti potrai mai rilassare in Minecraft. Cioè, questo è proprio da nerdoni, eh. Qui c'è una mucca, guarda. Due pecore e quattro polli, che poi gli animali non è che servono in creativa. Cioè, questo è proprio per abbellire, per fare. Qui c'è. Questa sarebbe la mia casa, no? Qui c'è, cioè, uno. Poi casa, uno quando entra trova subito la vasca. Non c'ha tanto senso. Poi qui c'è la cucina, tavoli, qui c'è il cesso, qui c'è il cosino e qui il letto. Cazzo, faccio con un tubo, con un cubetto di. Vabbè. Ora lo andremo a gettare, perché qua sotto non è che si vede tanto bene. C'è questa specie di passaggio segreto. Minchia quanto sarò nerd. E qui c'è. Ho fatto queste due stanze. Qui c'è un portale Nether, uno dei tanti, perché io sono fissato con i portali, eh. Trovo sempre il posto dove metterli. E qui c'è la lava, che ora aspettate, tutto. Cioè, io con questa mappa, quando mi annoio, quando non so che fare, quando semplicemente voglio giocare a Minecraft, vado su internet, cerco qualche costruzione e la foto. Oppure la invento da me. Proprio per passare un pochino di tempo. Io ci diverto. Ognuno gioca a quello che vuole. Allora, come vedete, qui ci sono tante stradelline, se si può chiamare così. Andiamo prima di dietro, che è, diciamo, più corta e di quell'altra. Questa qui porta ad un inceneritore semplice, dove praticamente un giorno farò vedere come farlo. Te costruisci questa cosina, metti l'acqua, qui ci metti una leva con un meccanismo, perché faccio vedere. Qua giù c'è una botola che appena attivi la leva si apre. Bellino, semplice. Ora si riprende un attimo così, aspettate, eh. Ok. Poi.
anche utilizzato questa mappa per mettere in pratica diverse cose, tipo passaggi segreti. Ora, qui vabbè l'avevo lasciato aperto. Comunque, in teoria, questo sarebbe il classico passaggio segreto dietro la casa. Cioè, vedete, qui c'è il coso. Si apre a aggeggio. E qui dietro, e si va giù, qui c'è un coso, porta qui, e qua giù ho fatto una stanza così, ho scavato un po', ho fatto un po' il nerd scavatore, tanto qui, in questo gioco puoi fare solo un nerd. Voi direte, ma quanto cazzo c'è stato questo? Ma pochino, perché anche un'oretta al giorno ci gioco. Mi diverto. Qui c'è una leva. Qui c'era la leva perché ci ho fatto un collegamento. Puttana miseria. Oh, figa. Qui ci sarebbe una porta segreta e ti apri. Vedi, apri. E va giù. Fondo. Dove c'è il baule con l'oro. Poi, qua ci siamo già stati. Ok, questo buco si è visto. Poi. Questa casa, che è una casa fatta a sca, cioè su più piani. Bene, qui c'è la cosa, qui c'è il letto. Un po' come quella lì. No, non proprio come quella. Però simile a quella che c'è nel secondo film di Harry Potter, no? La casa di Ron l'è fatta su piani. È uguale. Non ho preso spunto da quella, ma poi ho detto l'ho guardata. Oh, è simile. Che quella è su piani. Poi. Allora, qua giù avevo trovato una fossa tutta così e l'ho riempita tutta d'acqua e sembra una specie d'animale. Sembra un Pokémon. Sembra, eh. Anzi, mi ricordo un Pokémon simile. Comunque, ora dovrei portarvi. Ecco, qui qua giù c'è un'altra strada che fa di qua. Di high, così va così, e laggiù c'è il castello grandi, c'è qui anche questo, tanto ci ho messo una mezz'oretta almeno, pochino, ma ora forse questo un pochino più, no, mezz'oretta, un'oretta, no? Fa tutto sto castello. Questa parte della mappa diciamo che è finita e sarebbe una mappa superiore. Cioè, la parte superiore della mappa. Poi qui si parte. Qui vabbè, c'è un'uscita. Ah, qui c'è, ho fatto un meccanismo che te devi stare attento a scegliere il coso giusto. Vedi? Per poi andare a aprire la botola e andare nella casa che sarebbe la casa nell'infinito, perché io ho così pirla da fare una casa qua giù, che poi è bello che ci sono cascato anche diverse volte, eh. Non è che ci sono cascato una volta sola, no, diverse volte. Questa casetta qui, madonna, sembra di lavorare a miniera, ponte fatto le botole. Qua giù vabbè c'è un corridoio così. Fatto alla cazzo, non c'è niente là. Ok. Oh yes.
Allora. Sì, andiamo avanti. Questo la prima cosa che troviamo è un faro. Questo farettino lì. Bellino. Questa è la, mi pare sia la prima, proprio la prima cosa che ho fatto. Cioè, dopo quella, ovviamente. Poi questa buca che è una buca gigantesca fatta con le TNT. Proprio va proprio in fondo. E un giorno ci avevo buttato tanti mostri, no? E sicché io avevo chiuso e c'era buio, c'era che questi mostri facevano versi tutti, così. E insomma, non è che mi ci andava tanto di buttarmici. Però poi siccome i mob di Minecraft non... come si dice? Non respawnano, cioè non è che rimangano lì. Come se no, 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 non respawnano, non rimangono lì, vanno via se spengi e riaccendi il gioco. E quindi non ce n'era più. Poi troviamo questo forte. Insomma, questa specie di cosa. Di cosa, di fortezzina così. E diciamo che anche questa l'ho fatta per un motivo, per provare il passaggio sotto scala. Che praticamente sarebbe così. Che diciamo tutte le ho fatte quasi per un motivo, se non alcune fatte alla casa. Che c'è un tunnel lungo, 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 porta fuori. Ora faccio un nerd e vi faccio vedere il nerd scavatore. Eccola qua. Porta abbastanza lontanino. Qui vabbè, vi faccio subito vedere, c'è un bunker che porta da qui a quel cosino là con quattro porte. C'è scritto ciao. Questo sarebbe il portale per evocare Herobrine, ma ovviamente non avendo la mod, cioè l'ho fatto così a cazzo, il portale per i sacrifici. Qui c'è una piramide dove sotto c'è un altro meccanismo. Che anche questa non l'ho fatta tanto per fare. Aspettate. C'è il meccanismo sempre sotto scala, ma in un'altra maniera. Vedete? Qui come nelle piramidi egizie, no? Proprio c'è il passaggio sotto. Non mi ricordo se qui sotto ci ho fatto qualcosa. Ah sì. Questa stanzettina qui. Anche questo un pochino, qualche secondo mi ci è voluto perché ho seguito il tutorial. Perché dovevo fare il pirla quando non levo? Perché dovevo fare il pirla? Maremma miseria, oh. Poi. Qui c'è la base subacquea. Sotto l'acqua e quindi si entrerà qui. Poi qui, base acquatica. Poi si va qua e qui c'è una stanza a vetri con tutta l'acqua dietro. Bene, bene. Poi. C'è queste mura, c'è questa città, diciamo che questa è un'altra città tutta di fuoco, no? E c'è il secondo portale della mappa, tutte le case infuocate, non c'è nessun passaggio segreto tranne che sotto il ponte. Sotto il ponte qua giù c'è il passaggio segreto della minchia. E qui c'è una caverna qualsiasi, cazzuta, una caverna cazzuta. Dai, 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 dai. Ok,
Dai cazzo! Dai! 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 Ok. Che sa decidere di andare? Ah! Andiamo! Ho 3 ore per risalire su. E niente, questa è tutta fatta di ossidiana. Ma andiamo avanti. Ora c'è, diciamo, il pezzo forte della mappa. Ovvero la città nel cielo. Si può chiamare così. Si sale questa grande scala. Sali, 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 sali. Questo mi c'è voluto... un'oretta un giorno, un'oretta un altro. Cioè, in totale due volte l'ho fatta. Allora, questa, diciamo, sarebbe la mia casa. Niente particolare. Qua c'è una specie di mini foresta, di giardino, così. Qua c'è la piscina, bellissima, a vetri. Guarda. Poi, andiamo nella vera e propria città, che sarebbe suddivisa in aree. Ovvero qui c'è l'area della foresta, c'è la casa fatta a tema della foresta. Qui c'è l'area del deserto, c'è la mini piramide. Con fatto il tema di deserto, cioè piove perché c'è sotto la foresta, non perché se no in teoria non dovrebbe piovere. Qui c'è l'area tempio, che è fatta tema tempio. Qui l'area inferno, che è fatta tema inferno. Poi qua su, ora ancora ci devo fare le scale. Qui c'è quest'altra città di sopra, cioè quest'altra cosina di sopra, dove c'è questo di coso. Dove che va giù, infatti vedete bello qui tutto. Oh, vuoi scendere, cristaccio, maremma puttana. Oh, ora mi cazzo. E vabbè, scendiamo. Qui c'è una specie di... avevo trovato una radura così bellina, ganza, però un pirla di mia conoscenza mi dava fuoco. Vabbè, il mio amico, lasciamo perdere. Non Dido, perché sennò l'avrei preso a botte. Ma altro mio amico, che ho preso a botte anche lui. Vabbè, qui c'è l'acqua che casca dal cielo, l'acqua su. E qui c'è la serra, una serrettina. Poi continua la strada. E qui inizialmente ci volevo mettere l'Ender Dragon, quindi. Però poi non l'ho messo, sicché ho scavato. Dove c'è... vi fa vedere, si va giù in una fonte naturale di lava, perché questa l'ho trovata e l'ho rinchiusa tutta per bene. E qua giù questa, una specie di piscina. Piscina naturale. Andiamo su e ora si va all'ultimo pezzetto della mappa, proprio la fine. Ovvero questa, una torre di lava che va fino in cima, fino in fondo, cioè fino in cima alla mappa praticamente, e fino in fondo alla mappa. Bene ragazzi, il video è finito. Farò questa nuova rubrica, la vecchia la cancellerò. Farò questa nuova rubrica dove ogni volta che io costruirò qualcosa qui in questa mappa ve lo farò vedere, così di modo che rimarrete aggiornati. E spero che questa mappa potrà diventare quella di un server un giorno, molto molto visitato anche. E niente, voi direte, cazzo, ci hai giocato tutto il giorno? No, Minecraft a me personalmente è un gioco che piace molto, perché cioè non solo ti puoi creare quello che ti pare, puoi mettere, può sfruttare la tua fantasia, diciamo,
E un pochino al giorno ci costruisco qualcosa in questa mappa, quindi diciamo che un video al giorno uscirà. O anche se proprio, non proprio un video al giorno, ma ogni 2 giorni uscirà un nuovo video, dove magari costruirò una o due cose che metterò in questa mappa. Se vi è piaciuta la mappa, bene, datemi un giudizio personale, ditemi com'è, cioè se è bella, brutta, se fa cagare, se fa schifo, se è una merda. Se invece vi piace, e ditemi anche chi sarebbe disposto a partecipare a un server, seriamente proprio. E io e Dido diciamo che penseremo ad aprirlo, però ci dovrebbe essere gente. Quindi dicecelo voi e niente. Qui usciamo da un Moonroofed. E ciao a tutti, alla prossima.